e alla fine ci si è resi conto che nessun mezzo da solo ha la capacità di risolvere il problema. Bisogna usarli tutti in modo integrato. Se questo, quelli che sono gli schemi della ruota integrata, i vari mezzi vanno utilizzati in funzione del loro impatto sugli alveari e sulla vita. Cominciando dai mezzi meno impattanti, cioè i mezzi biologici, a sarà i mezzi fisici e meccanici, che hanno un impatto maggiore, ai mezzi biologici e infine ai mezzi fisici. Questa è una regola generale, porta biologica integrata, non lo fa quasi nessuno, perché normalmente quando c'è un problema ci si rivolge alla chimica. Si è fatto anche per la lavandina. Il risultato è che abbiamo selezionato delle varroa resistenti a morte, a carcini. Purtroppo la varroa è un parassita così specializzato nella carne che molti di questi approcci non funzionano. L'unica cosa ecologica che si può fare e far sì che ci siano delle api che non sono uscite dalla varroa, selezionare api resistenti. Da quando c'è la varroa ci si sta provando, ogni tanto qualcuno dice di esserci riuscito, ma finora nella pratica le api resistenti non ci sono. L'altra cosa che non funziona sono i mezzi biologici. Sono stati cercati a lungo, delle ricerche, ma non ci sono dei nemici efficienti. Questo perché la varroa ha un rapporto di parassitismo così stretto con le api che non funziona. Non ci sono dei parassiti della varroa o delle malattie della varroa che possano tenere la varroa. Mentre i fisici e i meccanici vanno sviluppati e vanno applicati tutti gli anni nel modo giusto, per cui hanno una certa complessità di intervento, però non sono tossici. I medici e i meccanici sono un ottimo approccio. Tra questi ci sono tutte le tecniche di manipolazione delle colonie, la covata, la schinde, la divisione delle colonie, proprio della regina, l'uso del fondo antivarroa che funziona poco, ma un po' di varroa cadono, e l'impiego del carbone. E chiaramente funziona ed è una cosa che alla quale si è pensato già moltissimo. I primi a interessarsi a questo sono stati i russi negli anni 70. Per quello che riguarda i mezzi chimici, nel caso della varroa ci sono due approcci diversi. L'uso di prodotti chimici relativamente soft, come gli oli essenziali, gli acidi organici, eccetera, oppure di